Buonasera, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Salute e Società, settimanale di informazione medico-scientifica, nel corso del quale indaghiamo l'eziologia di problematiche che mettono a rischio il nostro stato di salute, indagandone cause e possibili rimedi. Come sapete, il fil rouge del mio programma è quello di ospitare sempre eccellenze della medicina. E quindi questa sera mi pregio di avere qui al mio fianco il professore Michelino De Laurentiis. Buonasera, benvenuto. Buonasera e grazie dell'invito. Grazie a lei per averlo accolto. Il professore è direttore del Dipartimento di Oncologia Senologica dell'Istituto Pascale di Napoli. Con il professore parliamo di tumori al seno. Professore, le voglio chiedere subito di che cosa si tratta e qual è il target più colpito. Sì, il tumore al seno è il tumore più frequente nella donna e colpisce insomma un'età abbastanza vasta, prevalentemente diciamo le donne intorno ai 50 anni, tra i 50 e i 65 anni, ma anche le giovanissime non si possono considerare completamente esenti da questo problema, la tendenza dei casi in giovane età tende ad aumentare. È il tumore più frequente, come ho detto, nella donna, ma ed è inoltre il tumore che in generale tra maschi e femmine rappresenta il principale problema per i nostri sistemi sanitari, perché guarisce spesso, quasi sempre, insomma diciamo grosso modo in 9 casi su 10, quelli che non guariscono per fortuna possono essere cronicizzati, per cui si tratta di persone che vengono mantenute in uno stato di cronicità di malattia per anni. Queste aumentano, stanno aumentando per fortuna nel corso del tempo, ma rappresentano un carico incredibile di cui dobbiamo tener conto. Assolutamente. Diceva poc'anzi che colpisce le donne dai 50, però ovviamente anche le giovanissime non sono esenti. Quali possono essere le cause principali? Cioè quanto c'è di genetica, quanto c'è di ambientale? Quanto c'è di... Sì, è un tumore le cui cause diciamo sono multifattoriali. Detto in altri termini, non ne conosciamo alcune precise, probabilmente sono una serie di fattori. In una piccola percentuale dei casi, che è sotto il 10%, 5-7%, c'entra la genetica. Cioè in quel caso esiste una mutazione ereditaria che viene trasmessa di genitori in figli e che è responsabile di un aumento del rischio. Sono pochi, ma si riconoscono subito perché in quelle famiglie c'è una concentrazione altissima di tumori mammari, tumori ovarici e altri tumori. La maggior parte invece insorgono in persone che non hanno nessun fattore di rischio particolare. Sì, ne conosciamo alcuni comportamentali, come ad esempio il fatto di avere figli in tarda età o di non averne, di non aver allattato, di essere in sovrappeso, di bere alcol, ma questi fattori, le dico, incidono in maniera minimale sul rischio reale, per cui in realtà la maggior parte dei casi insorgono in persone che non hanno fattori di rischio. Allora, le vorrei chiedere anche, proprio sempre restando sul target, quelle che sono giovanissime possono fare dei controlli, che ad esempio l'ecografia, mentre le persone un po' più adulte, poi anche lì ovviamente cambia, no? Si devono sottoporre alla mammografia. Ci può dare un'indicazione per quella che è la tempistica, se c'è un... Sì, allora... La prevenzione è abbastanza semplice e non è cambiata in questi ultimi anni. Si fa con la mammografia come esame di base, eventualmente integrato da ecografie o altri esami di approfondimento. La fascia di età obbligatoria in cui dovrebbero farlo veramente tutte le donne è quella da 50 diciamo a 69 anni, a 70 anni. Però in molte regioni e comunque anche secondo le indicazioni internazionali converrebbe cominciare a fare la mammografia almeno dai 45 anni, se non dai 40 anni. Facendola ogni anno nella fascia di età tra 40 e 50 anni, poi può bastare ogni 2 anni e qualcuno tende ad estenderla anche oltre i 70 anni. Quindi in realtà le indicazioni non sono assolute, sono orientative. Diciamo, quello che possiamo suggerire è di partecipare agli screening organizzati dove esistono, perché quelli danno una garanzia di qualità
e di organizzazione complessiva della gestione del caso, che magari può non, diciamo, che è sicuramente superiore a quella di quando facciamo la prevenzione spontanea. Certo. Poi diciamo, per le giovanissime, ma io consiglio al limite di fare un autoesame al seno, sì. Okay. Non tanto per cercare delle cose, perché poi i seni sono diversi e se uno cerca qualcosa magari lo trova. Esatto. Bisogna invece imparare a memoria la struttura del proprio seno e vedere se all'improvviso insorgono dei cambiamenti, soprattutto in un lato rispetto all'altro. Nel qual caso, senza preoccuparsi, bisogna andare dallo specialista per capire se è necessario fare un approfondimento. Allora, l'unica cosa che volevo aggiungere è che invece la prevenzione è diversa per le donne a rischio genetico, quello delle famiglie in cui ci sono lì mutazioni. Bisogna monitorare. In quel caso c'è un monitoraggio intensivo che comincia anche molto precocemente, presto, da giovanissime, che prevede anche la risonanza magnetica, e ci sono delle più cadenzato, logicamente. Molto, molto più intenso, e che prevede anche in alcuni casi eventualmente la chirurgia profilattica, cioè lo svuotamento del seno, eventualmente dell'ovaio. Allora, professore, ci sono casi in cui il tumore al seno poi diventa metastasico, in quel caso la situazione ovviamente si complica. Sì, si complica. Per fortuna sono pochi, perché nel senso sono quantitativamente tanti, ma sono una percentuale minore. Se oggi facessimo i trattamenti allo stato dell'arte a tutti i nuovi tumori della mammella, 9 donne su 10 dovrebbero guarire, soprattutto in Italia, in cui la percentuale di guarigione è tra le più alte del mondo. Bene. Però quel 10%, lei capisce che se il tumore è molto frequente, sono tante, certo, comunque, e sono quelle su cui stiamo concentrando i nostri sforzi per provare a guarirle e comunque già adesso per cronicizzarle. Questa è una cosa che siamo in grado di fare grazie ai nuovi trattamenti, che sono sempre più frequenti e anno dopo anno si prevede qualche novità terapeutica. Quindi io sono ottimista, perché credo che al di là della cronicizzazione che oggi facciamo, è probabile che nei prossimi 10-20 anni riusciremo a guarire anche i casi metastatici. E questo ce l'auguriamo davvero. Io vorrei andare proprio su quelli che sono i nuovi trattamenti, perché lei ovviamente qui ci porta anche quelle che sono poi le nuove frontiere. Ci sono casi in cui ovviamente il tumore è operabile, o come dire, è preferibile operare, altre volte in cui invece no. Anche su questo. Allora, diciamo, i tumori non metastatici, che sono in genere la maggior parte di quelli che insorgono, possono essere operati direttamente oppure possono fare un trattamento preoperatorio. È importante quindi fare una biopsia del tumore, non una semplice diagnosi, andare subito, non correre a operarsi, perché quello è l'errore più frequente che ancora oggi vedo. Bisogna caratterizzare bene il tumore, perché i tumori mammari sono di 4 famiglie, 2 di queste famiglie si giovano di trattamenti preoperatori, se vogliamo ottenere il massimo della probabilità di guarigione. Se non facciamo così, la probabilità di guarigione scende, magari guariscono lo stesso, però non tutte quelle che guarirebbero se noi facessimo il trattamento preoperatorio. Quindi le triplo negative e le R2 positive, quasi sempre è meglio non operarle. Le altre, a seconda dei casi, vanno operate oppure trattate preoperatoriamente. Però parliamo sempre di casi non metastatici. I metastatici in genere non si operano, si trattano con terapie mediche varie, spesso molto complesse, però con l'obiettivo di cronicizzare la malattia, cosa possibile anche per molti, molti anni. Quali sono i nuovi trattamenti che ci danno? Ne abbiamo tanti, sperare, e sono diversi a seconda del sottotipo della famiglia di tumori della mammella. Gli ho detto, sono 4 le famiglie. Comunque, diciamo, abbiamo terapie biologiche, soprattutto importanti negli R2 positivi, abbiamo l'immunoterapia adesso nei triplo negativi, abbiamo farmaci come i PARP inibitori, che sono specifici per i casi genetici, quelli che si sono generati per una mutazione ereditaria, abbiamo gli inibitori delle cicline, che sono tutti farmaci questi che fino a 4 anni fa non avevamo, 4-5 anni fa non c'erano, ed è la nuova disponibilità terapeutica che è potentissima, e ci auguriamo che a queste si aggiungano ulteriori novità. Sono certo che si aggiungeranno nei prossimi 4-5 anni, quindi l'armamentario sta diventando molto ricco e complesso, per cui la cosa giusta da fare è rivolgersi a un centro ultra specialistico, perché è talmente tanto complessa la gestione che solo nei centri ultra specialistici si riesce a ottenere il massimo. E non perdere assolutamente tempo. C'è anche un'altra cosa che le volevo chiedere: se ci si dovesse sottoporre ad una terapia sperimentale, per lei sarebbe, cioè nel senso,
È ovvio che conviene sempre, perché sono delle opportunità terapeutiche che probabilmente perderemmo, e magari recuperandole, se la sperimentazione dovesse risultare positivo, dopo diversi anni, senza avere nemmeno la certezza di avere più accesso a quel farmaco, perché ogni farmaco si fa in un momento specifico della malattia. Noi siamo fortunati a Napoli perché al Pascalia abbiamo un pannello di sperimentazioni cliniche sul tumore della mammella che non ha uguali in Italia, e quindi questo, come dire, è una ricchezza che noi ci vantiamo di offrire alla nostra popolazione. Non solo noi, ci sono anche altri centri che fanno sperimentazione clinica, in particolare Policlinico Federico II, ma insomma ce n'è anche qualcun altro. È chiaro che il grosso lo facciamo noi e la Federico II, e devo dire offriamo delle opportunità terapeutiche altrimenti non possibili, diciamo, sulla base della prescrivibilità dei farmaci. È reduce da pochissimo dal congresso LASCO 2023, è un congresso importantissimo che appunto ha riunito tantissime eccellenze della medicina, lì ha portato proprio i risultati di questo studio, lo studio Nathalie, che ci ha dato delle indicazioni. Sì. Sì, è uno studio che si rivolge a donne con tumore mammario operato o operabile, che anche ormonosensibile, cioè i classici tumori che noi trattiamo con terapia ormonale. Aggiungendo adesso questo farmaco, che è un inibitore delle cicline, il ribociclib, abbiamo la possibilità di ridurre ulteriormente il rischio di queste donne. Questo è un risultato straordinario, perché questa terapia in teoria si rivolge a circa la metà delle donne con quello specifico tipo di tumore, quindi un grande avanzamento che sicuramente contribuirà a migliorare i tassi di guarigione di questa malattia. Io sono veramente felicissima che abbia accettato il mio invito, di tutte le preziose informazioni che ci ha dato, e niente, la invito, ma tanto lei già lo sa, già lo fa, a lavorare sempre così, con costanza e con impegno, al servizio dei pazienti che hanno bisogno davvero. La ringrazio davvero. Grazie al professore Michelino De Laurentiis, noi ci fermiamo per pochissimi istanti di pubblicità, ritorniamo sempre in diretta con Salute e Società tra poco. Dimagrire mangiando, metodo Katia Salzano, leader da 20 anni nel campo del dimagrimento e del benessere. Metodo Katia Salzano, innovazione, ricerca ed esperienza nel settore. Il nostro metodo riduce i grassi corporei, migliora la circolazione sanguigna, migliora il tono muscolare, migliora il tuo stile di vita e attiva il metabolismo. Dimagrire mangiando. Prenota un check-up gratuito. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now, from the beginning. Eccoci rientrati dalla pubblicità, siamo sempre in diretta con Salute e Società. Cambiamo argomento, parliamo di gestione del dolore cronico, lo facciamo con un massimo esperto che ringrazio per essere qui, Antonio Farolisi, osteopata e kinesiologo. Ciao. Ciao Laria, grazie per l'invito. Grazie a te per aver accettato. Allora, ci muoviamo in un campo che è davvero molto molto vasto. La popolazione, possiamo dire la quasi totalità della popolazione, accusa dolori appunto in maniera cronica, che spesso sono attribuibili a situazioni conclamate ed evidenti, altre volte non, insomma, c'è sicuramente una multifattorialità delle cose. Quindi vorrei chiederti proprio questo. Quali sono le problematiche che riscontri maggiormente? Allora, quando parliamo di dolore cronico parliamo di una condizione multifattoriale. È facile identificare: mi fa male il dito, io ragiono sul dito. Certo. Quando parliamo di un dolore cronico su una zona un po' più ampia del corpo, tipo
ho dolore alla schiena, mi fanno male le gambe, ho male alla testa, quindi si definiscono delle aree del corpo molto più ampie. Diventa più complesso perché il più delle volte rappresenta un insieme di disturbi. Spesso ad esempio parliamo del mal di schiena cronico e ha una strettissima relazione con le problematiche viscerali, quindi problemi di intestino, colon irritabile, che sembra diventato un po' all'ordine del giorno. Sì. Veramente si contano le persone che non soffrono di problematiche gastrointestinali, quindi bisogna fare un ragionamento su più fronti, non soltanto da un punto di vista muscolo-scheletrico, ma soprattutto su quella che è la gestione della loro vita, che sembra un po' un parolone, ma in realtà tradotto in soldoni, per far comprendere le un po' abitudini, esattamente, le abitudini, vita, lo stile di vita. La prima cosa che dovremmo insegnare ai nostri pazienti è a prendersi cura del proprio tempo, cara Ilaria, perché si corre dalla mattina alla sera con questo orologino sempre a portata di mano, gli smartphone che squillano in continuazione, le persone sembrano che insomma abbiano un po' dimenticato il fatto che noi siamo degli animali che hanno bisogno dei loro tempi, hanno bisogno del riposo notturno, hanno bisogno di un riposo ciclico notturno, hanno bisogno dei tempi per essere ipervigili, attivi la mattina, il tempo dedicato ai pasti e il tempo dedicato al completo relax e ristoro. Forse questa è l'ultima parte che manca drammaticamente in tutti noi. Che poi oggi è quella che ti fa, cioè ti ricarica, quindi ti fa affrontare poi tutto quello che ti dà la possibilità di abbassare il sistema ortosimpatico del nostro corpo. Perché quella parte, siamo sempre allerta. Sempre sul chi va là, sempre sul combatti o fuggi, è una situazione che abbiamo ereditato con tantissimi anni di evoluzione umana. Ma che quella era funzionale però, invece adesso diventa disturbante addirittura. Perché diventa cronico e il dolore cronico si accompagna spessissimo a quello che è un'alterazione dei ritmi neurovegetativi, cioè quell'alterazione del nostro sistema nervoso autonomo che sta sempre sul chi va là. Perciò si dice spesso bisogna ridurre i toni di cosa? I toni del sistema nervoso ortosimpatico e cercare di dare spazio invece all'aumento del tono parasimpatico. Negli ultimi anni si parla dell'aumento del tono vagale, il famoso nervo vago. Come faccio a ritrovare e gestire anche il dolore cronico attraverso l'aumento del tono vagale? L'abbiamo detto prima, ristabilire i ritmi giornalieri, quelli che vengono chiamati i ritmi circadiani. Circadiani vuol dire circa un dì, significa dura circa un giorno. Quindi se io ho 10 cose da fare che mi impegnano da un punto di vista sia nervoso sia da un punto di vista fisico, dovrei avere il buon senso e il management giusto, quindi la buona organizzazione, di concentrare nella prima parte della giornata. Scalettate. Esattamente. Dopo le 5:30, 6, al calar del sole, in estate magari un po' più tardi, ma al calar del sole, quando il nostro occhio registra una riduzione della luce, entra in una fase ristoro e da quel momento in poi dovremmo smetterla con le email, WhatsApp, tutto quello che riguarda insomma la tecnologia che ti impegna dal punto di vista mentale e disturba la qualità del sonno. Altra cosa importante sono purtroppo le abbuffate serali. Non riesco a seguire un'alimentazione regolare, mangio una cosa al volo, mi fermo giusto 3 secondi a pranzo, arrivo alla sera a tavola, mi sbrago completamente e mi abbuffo come un porcellino. Questo può creare alterazioni dei ritmi del sonno e interferire negativamente col sistema vagale, quindi aumentare il dolore cronico. Altra cosa importante, è fondamentale oserei dire, è la pratica di una regolare attività fisica. Se ne parla tanto, però alla fine se ne parla ma non si mette mai in pratica, perché non bisogna per forza andare in palestra e fare degli esercizi estenuanti. Se proprio non si ha voglia, perché non si ha la predisposizione, si possono fare anche altre cose, camminare, fare le scale anziché prendere l'ascensore, cioè bisogna proprio imporsi delle cose, iniziare almeno con questo. Poi dovremmo portare le persone a praticare un'attività fisica vigorosa, così come da diciamo linee guida dell'OMS. Chi non riesce ad approcciare, quindi magari piano piano esattamente iniziare proprio a svezzare le persone, una passeggiata, che poi iniziamo con una passeggiata di 10 minuti, un quarto d'ora, e lì ci arrivavo come quarto punto che è questo bagno nel verde che dovremmo imparare a fare, oserei dire quotidianamente, almeno
quella mezz'ora, quei tre quarti d'ora, rifugiarsi nel verde per tutta una serie di benefici, ma soprattutto per un richiamo ancestrale, e si è visto che alla fine la modulazione del sistema vagale è veramente migliora in modo importante quando si è a contatto con la natura. Dovremmo mettere in pratica queste 3-4 cose quotidianamente, o quantomeno provare a farlo per ridurre tutte quelle sintomatologie, tutti quei dolori cronici che fanno letteralmente sbattere la testa ai poveri pazienti da uno specialista all'altro, perché purtroppo non ci sarà mai l'unico professionista che ti risolverà il problema, ma è un insieme di interventi che ti aiuteranno. E certo, perché il mal di schiena tu citavi prima, così come può essere dolore alle gambe e tutto quanto, può essere la causa di qualche altra cosa, ce l'hai proprio detto, può essere la conseguenza di qualche altro disturbo. Quindi quello che noi possiamo fare è monitorare costantemente ed avere questi, seguire questi accorgimenti, che poi sono questi la vera prevenzione, un'arma potente, no? Di cui disponiamo, ma che dobbiamo mettere in pratica, perché oggi c'è molta teoria, perché le persone si informano e rispetto a prima si informano di più. Quello che forse manca è proprio lo step in più dalla teoria alla pratica. Io volevo sapere anche che situazione hai trovato, cosa hai riscontrato subito dopo la pandemia da Covid-19, perché ovviamente i dolori si sono acuiti necessariamente, perché c'è stata ancora più sedentarietà. Forse tu all'inizio parlavi anche di abbuffate, parlavi di uno stile insomma non consono, quindi anche in quei mesi, anche da un punto di vista proprio alimentare, non si è stati proprio attenti, l'attività fisica è mancata, in alcuni casi è stata proprio carente. Chi faceva, si sottoponeva a dei cicli di fisioterapia, chi andava dall'osteopata, dal kinesiologo, non ha potuto fare neanche quello. Che cosa hai ritrovato dopo? Ho ritrovato sicuramente delle persone molto più aggravate da un punto di vista di postura, quindi problematiche posturali, perché poi ovviamente il sistema muscolo-scheletrico ne ha risentito tantissimo, ma a una deficienza, ad una disfunzione del sistema muscolo-scheletrico si associa quasi sempre una problematica dell'alterazione dell'umore. E questo è un confronto che praticamente sto facendo con tantissimi professionisti che operano nella psicoterapia, e c'è stato veramente un boom, perché la mancanza di attività fisica si associa ad un'alterazione dello stato emozionale, e abbiamo visto persone che hanno avuto sicuramente, che sembrava paradossale, ma molto più stanche. Io non ho fatto niente, è certo, perché tu hai un'alterazione mente-corpo, corpo-mente, che è imbrigata, e quindi se il corpo funziona male, la mente funziona male. Alterazione dello stato del sonno, quindi disturbi della qualità del sonno, risvegli notturni soprattutto, e aumento delle problematiche gastrointestinali. E non è solo un discorso relativo all'alimentazione, ma proprio dovuto al fatto che c'è stato un aumento del sovraccarico emozionale, e noi sappiamo che i signori che abbiamo in pancia scatenano, insomma, la loro ira quando abbiamo una serie di disfunzioni e alterazioni dell'umore. Sì, davvero si poggia tutto lì, per dirlo in maniera molto, molto semplicistica. Esatto. Si poggia tutto lì, e poi lì abbiamo il nostro fulcro, no, del sistema immunitario, quindi quello è la nostra protezione. Funziona male quello, insomma, andiamo. Abbiamo visto benissimo. Invece adesso che situazione possiamo riportare? Nel senso, ci sarà sicuramente più attenzione, immagino, no? Io mi auguro che ci sarà più attenzione, perché reduci da quello che abbiamo. Reduci da quello che abbiamo vissuto, reduci dal fatto che abbiamo capito che la mancanza di attività fisica e che l'alterazione dei ritmi circadiani ci crea dei disastri da un punto di vista non solo della salute, ma anche della vita di relazione. Io mi auguro che questa cosa faccia accendere un po' di lampadine rosse, proprio a modi allarme, ci si rende conto che stiamo iniziando ad entrare nel famoso vortice che ci dirà dentro. Allora, non abbiate paura di comunicarlo al vostro medico, non abbiate paura di parlare con uno psicoterapeuta, rivolgetevi a un ottimo specialista delle scienze motorie che si occupa di movimento e attività fisica con criterio, con cognizione, con coscienza e coscienza. Certo. L'osteopatia può aiutare con tutta una serie di manipolazioni viscerali della colonna vertebrale, e ci tengo a sottolineare, un'osteopatia anche molto dolce, non un'osteopatia purtroppo aggressiva come spesso si vede sui social, ma qualcosa che può ripristinare veramente il giusto equilibrio corpo-mente. E poi, ripeto, sottolineo il contatto con la natura, l'importanza di fare qualsiasi cosa in mezzo alla natura.
Ma quando ci si sente veramente affaticati, prima ci hai dato delle motivazioni, più si è sedentari più si ha sonno, però poi si ha difficoltà ad addormentarsi o ci si risveglia, diciamo che l'abbiamo spiegato, ma quando si hanno proprio delle difficoltà, ecco, si accusano dei dolori, ci si sente fiacchi e pesanti, che cos'è che bisogna fare? Cioè non bisogna assolutamente restare sordi a questi... No, assolutamente no. Allora, innanzitutto bisogna capire che la stanchezza cronica può essere un serio problema, quindi non bisogna mai sottovalutarlo e farlo sempre presente al medico, perché potrebbero essere delle analisi del sangue che possono rilevare e mettere in evidenza qualcosa che non va. Escluse queste patologie, eventuali patologie, il consiglio che posso dare è impostarsi un ritmo circadiano. Sveglia 5 e mezza 6, anche se può sembrare sveglia 5 e mezza 6, colazione fatta in un certo modo, anche se non ho voglia, inizia a camminare per la casa, bene, fai capire al sistema che la giornata è iniziata. Bisogna impostarsi, autoimpostarsi dei ritmi e poi pian pianino ci auguriamo che questa autoregolazione diventi poi automatico nel nostro sistema. Certo, perché ovviamente per far diventare un'abitudine bisogna ripetere, la ripetizione ti fa, ti dà l'abitudine, la pratica rende quindi lo perfetti, consolida. Anche in questo. Esatto. Allora, il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito, io ti ringrazio Antonio per essere stato qui, grazie mille ad Antonio Parolisi e grazie a voi che ci avete seguito in tanti, anche questa sera, sempre con tanto affetto. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata di Salute e Società. A presto.